Doppia scelta a uomini e donne. Nelle prossime settimane i telespettatori di Canale 5 assisteranno a delle puntate di Uomini e Donne ricche di colpi di scena e di emozione. Infatti, stando alle prime anticipazioni al parterre senior ci sono stati i primi petali rossi della stagione. Ebbene sì, Angela e Antonio hanno deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme. In più, nelle ultime due registrazioni del programma targato Fascino PGT, Isabella Ricci non è stata presente in studio. La dama romana non si è recata presso lo studio 6 del centro Helios né nel pomeriggio di sabato 9 e nemmeno quello di domenica 10 ottobre. Per caso l'imprenditrice ha deciso di lasciare il turnover? Turnover, Angela e Antonio si sono scelti stando alle anticipazioni diffuse in rete dal vicolo delle news. Nella registrazione di domenica 10 ottobre ci sono state due scelte in attese. Oltre al tronista Matteo Fioravanti che ha lasciato Uomini e Donne dopo aver avuto un colpo di fulmine per Noemi Baratto, anche al parterre senior c'è stata una coppia che ha scelto di lasciare il dating show e proseguire la loro conoscenza lontana dai riflettori. Si tratta di Angela e Antonio, che hanno iniziato una frequentazione da qualche settimana, in studio hanno comunicato la loro intenzione e di conseguenza per la dama e il cavaliere sono scesi i tradizionali petali rossi. Continua dopo la foto, le dichiarazioni di Angela Paone intervistata da Uomini e Donne Magazine. Recentemente Angela Paone aveva confessato di cercare una persona dalla forte personalità che la facesse ridere e che le trasmettesse tanta tranquillità. Dopo una serie di frequentazioni con alcuni cavalieri del trono over di Uomini e Donne, la dama Parabi ha trovato in Antonio l'uomo che rispecchia tutte queste caratteristiche. Infatti, la 44enne ha deciso di lasciare la trasmissione con lui. Durante la registrazione che si è effettuata ieri, domenica 10 ottobre, il cavaliere ha detto di aver perso la testa per lei.